Se arriviamo a 15.000 mi piace, giuro che vi porto un altro video in compagnia di Arno, che cerca di grattare anche adesso, ignorantissimo, in un posto in cui non siamo mai andati. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti finalmente in questo nuovo video. Come potete vedere, oggi le due inquadrature sono diverse da quelle dello scorso video, che non so ancora come sono andate perché lo scorso video non è ancora uscito, quando sto registrando questo intendo. Come vedete, non sono sulla mia moto, sulla mia moto da enduro, ma sono qui in Vespa. In Vespa, con questa bella GoPro che mi guarda, e questa bella GoPro, e per rendermi ridicolo, perché già non lo sono abbastanza, anche con un bel casco da cross in Vespa. E davanti a me c'è Arno, colui che mi ha fatto aprire il canale, che come vedete è molto stabile sulla sua Vespa. Allora, perché sto registrando questo video? In primis perché tantissime persone, io non me lo sarei mai aspettato, mi hanno chiesto di fare un video in Vespa. Perché, porca merda, perché sostengono che possa essere un bel video, una cosa interessante. Allora, premettiamo subito una cosa: so che non siamo sulla Vespa, quella che intendete voi, a marce, quella strafiga, che so benissimo che è molto più bella rispetto a questa qui, però si chiama anche questa Vespa, quindi io la chiamo Vespa. So che non ha nulla a confronto dell'altra, nel senso che tra le due l'altra è molto più bella, però io avevo questa, e dato che mi avete chiesto in tanti appunto di fare un video su questa, ve lo sto portando. Allora, in questo momento, in questo preciso istante, stiamo andando in un benzinaio, perché da quello che ho capito Arno deve gonfiare le gomme. E questo video, ragazzi, sarà un video divertentissimo, vi avviso già. Farà veramente morire da ridere, perché praticamente Arno, come potete vedere, ha il cavalletto della Vespa, che è strasporgente in fuori, perché il suo modello è un po' vecchio. Anche il mio, però non così tanto. Quindi fondamentalmente Arno, ogni volta che fa una curva a sinistra, gratta di brutto il cavalletto. È ovvio che costa un euro. Hai messo l'euro? Raga, io ho un'idea assurda per un video in Vespa con Arno, e non vi dico di cosa stiamo parlando, e poi anche un altro video che gli piacerà un bordello, potrebbe essere uno speciale perché è molto divertente. Tanto vi tolgo il casco. No, scherzavo, non posso togliere il casco perché c'ho dentro il microfono. Se arriviamo a 15.000 mi piace su questo video in Vespa, vi porto un altro video in Vespa. Cioè proprio in un posto, non solo io e Darno e ad altre persone, in un posto in cui non sono mai andato nemmeno con la mia moto, perché dicono che con un 50 non ci si diverte, ma in Vespa, se siamo in un bordello, esce un video divertentissimo. Quindi raga, 15.000 mi piace. Papà, non succede nulla. Ecco, bravo. Sei fissato? Sì. Ma qui non c'è da avvitare, qui dentro sì, qui no. Orca merda, merdone, stavo inciampando. Vabbè, facciamo che noi ci rivediamo quando abbiamo sistemato questa situazione. No, che comunque c'è due tempi, è ovvio, devi mettere la benzina da una parte e l'olio dall'altra. Morale della favola, è riuscita a gonfiare i cosi, troppo ridere. E adesso c'è il tizio del benzinaio, c'è dato quella cannetta lì, no? E ci ha chiesto di riportargliela, però lui non gli ha riportata, e quindi non gliela riporto nemmeno io. Ma non glielo riporti? Non glielo riporti? Ma mi sento strastupido col casco da cross sulla moto, cioè sulla Vespa. Ah, poi raga, altra cosa divertente è che Arno aveva tipo un'atmosfera nelle gomme, no? E ha detto: io dovrei gonfiarla a due atmosfere. L'ha gonfiata a tre. Tutte le gomme a tre. Non so che conseguenza possa avere sulla Vespa. Arno è ignorante, raga, ecco come avete appena potuto vedere che ha fatto sta cosa. Arno è ignorantissimo. Raga, se arriviamo a 15.000 mi piace, io lo faccio l'altro video con Arno. E se poi avete dei consigli di video, ragazzi, sono ben accetti, assolutamente. Ditemi voi che video vorreste vedere, magari dei video fattibili e che possano interessare alla maggior parte delle persone. Perché se mi dite fai andare il tuo cane sull'overboard, come tra l'altro è successo,
faccio un video di merda. Poi la moto di Arno è stranissima, nel senso che ogni tanto va giù di giri, cioè tipo non tiene i giri, no? Poi quando va, come adesso, parte che è un piacere, va giù a manetta. L'ho rimesso io il tappino alla gomma. Sì. Oh, attenzione alle grattate. Si comincia. Raga, io non vedo l'ora di andare. Guardate, è giù di giri, eh. È giù di giri. Io adesso non sto dando gas. Come prendi i giri, va, che è un piacere. Secondo me, raga, i video in Vespa ci stanno per alternare un po', perché sono ignoranti. Cioè, se con la moto devi stare più concentrato, magari cambiare la marcia, qua fa un po' più di fatica, qua tieni il gas, puoi fare un sacco di altre stronzate, come sta facendo adesso il nostro amico Arno. Ma gratta! Oh. Ma io non ho capito, cioè veramente raga, non dovevamo fare sta strada. Cerca di grattare ma non ci riesce, attenzione. Suona il clacson come se fosse, non so, una cosa per distruggere eventuali macchine. Intanto gratta. Io spero si senta dal video le sue grattate, che sente proprio. A me fa morire lo stile di guida di Arno, cioè mi piace tantissimo ma è rischiosissimo. Ma raga, che strade sono? Ma non le ho mai fatte. Ah, ho capito raga, siamo all'inizio di San Vigilio. È che è la mia, non riesco a grattarla perché c'è il cavalletto che non è in fuori. Guardate la sua, c'è una sporgenza che non so io, boh. Ha rigato l'asfalto. Oh, hai rigato l'asfalto. Quanto Arno gli fa ridere, raga. No, non può grattare su sta curva. Ah, ecco, non ci riesce. Ostia. Non ci riesce. Eccola, gratta. Oh, paura. Non ci credo, è matto comunque. Il cavalletto ha subito dei danni. No, ha subito dei danni in asfalto. Ma te lo giuro, hai tirato le strisce proprio, È che non è troppo poca potenza. Anche la mia. Ah dai, scendiamo. Palmareggio. Più lo mangio più scoveggio. È matto raga. No! Ha grattato con lo scarico! No, vabbè, dai! No! No, no! Madonna, ma è matto! Madonna! Quasi un rumorone, madonna! Guarda! Raga, fa le scintille! T'ho sentito dall'altra parte? Fermo un attimo. Ma te l'hai sentita questa? Non t'ho visto, infatti ho detto anche nel video, l'ho sentita. Ma il problema è che era curva destra, quindi hai grattato la marmitta. Dai! Giù in carena per superare la banda! Raga, vado veloce tanto lui che non sono in carena. Quindi ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto in compagnia con Arno. Ripeto che ha 15.000 mi piace, un altro video ignorantissimo con Arno. Quindi lasciate un bel mi piace, un commento qui sotto, seguitemi su Instagram. Il mio nome è Eddie Arno e... Addio. Quanta ignoranza sto video. Sì, ma io ho perso il cavalletto, è quello il punto. Ma no, ce l'hai ancora, guardalo. Ma è tutta grattata, ne?
Sei troppo stupido. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the